Beh, allora siamo al Viaggio Busonera a Cavarzere, abbiamo qua il sindaco di Cavarzere, abbiamo anche il presidente di ATER, il nostro cittadino di Chioggia, Fabio Nordio. Ci fa piacere che questo sindaco sfrutti le risorse di ATER. Beh, più che sfruttare le risorse di ATER, sfruttiamo degli ottimi rapporti istituzionali tra enti e che devono collaborare per il bene del territorio e credo che questo sia l'esempio più lampante di una collaborazione fruttifera che ha portato ovviamente alla demolizione di questo, o sta portando alla demolizione di questo plesso scolastico abbandonato da tanti tanti anni, che era uno dei siti degradati della nostra città. Con la demolizione, diciamo, riusciamo a risolvere un problema di tanti cittadini che abitano qui a fianco, che ovviamente si lamentavano dell'incuria, si lamentavano degli animali selvatici che abitavano all'interno e ovviamente anche il colpo d'occhio, potete solo vederlo, non era certo dei migliori. Con la demolizione, insomma, diamo una nuova vita quantomeno a quest'area, sicuramente sarà un'area che risulterà più decorosa e più bella per tutti i cittadini di Cavarzere. Dottor Nordio, ci dice qualche cifra, tempi, costi, investimento? I costi della demolizione in prima fase sono di circa 150.000 euro, poi seguirà una fase successiva sulla quale penso ci vorrà lo stesso importo. È importante oggi aver dato corso a questa demolizione perché in questo luogo, specialmente in estate, venivano a giocare anche i bambini e quindi diventava pericoloso questo immobile poteva causare sicuramente dei problemi. Non è stato semplice arrivare oggi a questa delibera di demolizione perché questo immobile, come tanti altri in provincia, ma in tutta Italia, era sottoposto al giudizio della sovrintendenza e quindi prima di poterlo demolire abbiamo dovuto avere il parere positivo della sovrintendenza e quindi oggi diamo corso finalmente a una richiesta del territorio che ci è arrivata in maniera importante anche dal sindaco Munari. Grazie. Sappiamo che ci sono anche altre attività di ATER e dell'amministrazione comunale per quanto riguarda l'edilizia abitativa popolare. Sì, diciamo che sono alloggi popolari, ma in realtà sono di proprietà del comune. Il progetto Pinqua, che è uno dei progetti più grandi del PNRR che ha la mia amministrazione, oltre 4 milioni di euro che prevedono la demolizione di due siti, uno situato in via Cavour e uno in via Marconi, e la, diciamo, ricostruzione di 18 nuovi alloggi con tutte delle caratteristiche, diciamo, legate ai vincoli che ci impone l'Europa, quindi anche come certificazione energetica saranno molto avanzate. E ovviamente per noi che siamo il secondo comune della città metropolitana di Venezia con più immobili residenziali, di edilizia residenziale pubblica, è un orgoglio poter portare avanti questo progetto Pinqua che è sulla qualità dell'abitare, anche perché siamo capofila dell'intero progetto della città metropolitana. Quindi speriamo, insomma, che nel corso del prossimo anno vengano ultimati i lavori, perché si tratta di demolizione con ricostruzione. I tempi di consegna dovrebbero essere 31-12-2025, rendicontazione al marzo del 26. Sono sicuro, insomma, visto che abbiamo già fatto gli affidamenti, abbiamo sottoscritto i contratti, che a breve partirà la demolizione e quindi la successiva ricostruzione. Grazie, buon lavoro e insomma, Grazie. ci fa piacere che il problema dell'edilizia abitativa è una realtà molto sentita in tutto il territorio, da Venezia a Chioggia, a tutta la Beh, a provincia. Cavarze ci sono circa 600 alloggi di edilizia popolare, quindi come diceva giustamente il sindaco, è il secondo comune dopo Venezia come densità di presenza di alloggi di edilizia popolare. Poi viene Chioggia che ne ha circa 500, quindi. Ah, io prima avevo capito, credevo che parlasse della provincia, dice proprio. Secondo comune Cavarzere, primo Venezia dopo Cavarzere. È terzo Chioggia. Tant'è che Cavarzere fa parte dell'osservatorio. Dell'Osservatorio per la legalità, istituito presso ATRE, previsto dalla legge regionale, di cui io sono il presidente, che ha lo scopo di individuare azioni o strategie per migliorare la qualità di vita dei nostri inquilini e la sicurezza dei nostri inquilini all'interno delle nostre abitazioni. Mi permetto di dire anche il fatto di avere delle realtà abitative sostenibili, perché abbiamo sempre più, Esatto. questa è una necessità sempre più importante per l'ambiente, quindi il fatto che mi permetto di rubare un attimo la scena al Presidente, che insomma, abbiamo visto l'intervento che avete fatto a Chioggia per quanto riguarda le case popolari, un grande investimento per
diminuire i consumi e fare certo. in modo che per il riscaldamento e per... Ma su questo investimento che fa parte del PNRR abbiamo impiegato circa 4.800.000 euro, aggiungo un'ulteriore delibera che è stata fatta nel CDA di venerdì, dove andremo ad applicare sul tetto dell'immobile in via Pigafetta anche circa 150 kW di impianto fotovoltaico, costituendo quella che sarà la prima comunità energetica su alloggi di edilizia residenziale pubblica in provincia di Venezia.